Salve gente, e benvenuti in un nuovo video di Mito Misteri SCP. Oggi parleremo dell'SCP-093, chiamato anche Oggetto del Mar Rosso. Classe dell'Oggetto Eoclid. Non è disponibile la foto. Procedo Specie di contenimento: Riferirsi al documento di test SCP-093-T1 per istruzioni riguardo alle condizioni di sperimentazione. SCP-093 deve rimanere su uno specchio di ogni momento e sotto sorveglianza video. La missione nell'area di contenimento di SCP-093 deve essere autorizzata solo con l'opportuna sorveglianza video e le procedure di recupero del soggetto attive. Ogni tentativo di utilizzo di SCP-093 fuori dal test approvato verrà trattato severamente con sanzioni che possono includere la terminazione. Descrizione. SCP-093 è un disco in di ro rosso, prima scavato su di una pietra composita, presumibilmente cinabro, con incisioni circolari e simme sconosciuti intagliate e una profondità di 0,5 cm intorno all'intero oggetto. Sono inoltre presenti su SCP-093 tagli più profondi con una profondità che va da 1 a 1,5 cm. SCP-093 presenta un diametro di 7,62 cm e si adatta facilmente nella maggior parte dei palmi senza causare abrasioni. SCP-093 cambierà colore se è tenuto in mano da un soggetto vivente. I colori studi in SCP-093 sono ancora in fase di ricerca per stabilirne le connessioni. La teoria corrente presume che i cambiamenti dipendano dai rimpianti di chi lo mantiene. SCP-093 viene rimosso dallo specchio e non si trova in mano a una persona, inizia a cercare la superficie riflettente più vicina. È stato osservato come SCP-093 si sposti descrivendo circonferenze in più larghe posizioni raggiungendo velocità formidabili. Ah, il funzionamento di questa accelerazione è tuttora sconosciuto. Se sono presenti ostacoli da SCP-093 e la superficie del riflettente più vicina, questo sarà l'inerzia acquisita per sfondare detto ostacolo e continuerà la sua rotta alla stessa velocità. Si fermerà solo se è a contatto con una superficie riflettente. Nonostante la tremenda velocità dell'impatto, sia SCP-093 che la superficie non ha, subiranno danni. Note aggiuntive. Non esistono documenti che, che chiarifichino l'atto di SCP-093. La sua scoperta o presenza nella fondazione, vedere SCP-093-OD. Dal momento che non esistono registri che spiegano il metodo di contenimento di SCP-093, è stata avviata una procedura di prova per stabilire perché devono essere usati specchi per il suo contenimento. I risultati di SCP-093-T1 hanno portato alla scoperta che dà vita di passata verso gli specchi, degli esseri viventi che lo portano. E l'essere di testi di SCP-093-T2 All'acceleramento della destinazione aggiunta attraverso detti viaggi. L'esperimentazione su SCP-093 in condizioni diverse sono state di compiute per verificarsi se valga la pena continuare con le procedure di contenimento indicate. Innanzitutto il cambio di tipo di specchio è usato come superficie d'appoggio, superficie divertente, montatura in ottenuto al dettaglio. SCP-093 rimane attivo se posizionato sullo specchio. Questo di rimuovere il bisogno di costoso argento o leni per i sistemi di contenimento tavola standard se ci pizzeremo da si erge in posizione verticale e comincia a girare da un lato all'altro della superficie della tavola facendo una curva u e procedendo verso il senso opposto descrivendo una forma ovale e ripetendo la traiettoria fin quando non si porta uno specchio nelle sue vicinanze al che SCP-093 si dirige verso di esso e si posiziona sopra disteso, continuando a scivolare verso il centro, si noti che, nonostante sia ruvido al tatto, SCP-093 non lascia segni di sullo specchio, muovendosi ci sopra. Due specchi ad ogni estremità di una tavola standard. SCP-093 gravita verso lo specchio più vicino, indifferentemente dall'orientamento e non fa differenza da diversi tipi di specchi, provando il fatto di stare sopra ogni cosa nella scelta dello specchio verso cui dirigersi. Uno specchio mosso per la stanza da una persona. Essi ci da tre a i movimenti dello specchio, guadagnando velocità fino ad un raggiungimento di, di un massimo di. A qualsiasi velocità, l'impatto di si ci utilizzano contro la superficie riflettente non causerà danni ad alcuno dei due soggetti. Una persona con SCP-093 in mano che lo mette su uno specchio. Questo testo è caduto per caso, risultato di un componente dello staff spinto da un atto dopo alcuni tigi su chi avrebbe il turno di pranzo, come risultato della condotta dei ricercatori. È stato scoperto che una persona che, con in mano SCP-093 poggiandolo contro uno specchio riesce infatti a muoversi all'interno dello specchio stesso. Se... Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.